Ciao a tutti amici nerazzurri e benvenuti in una nuova edizione del TG Flash Inter News. Giornata di vigilia di Champions League per l'Inter, che domani sera alle ore 21 e a Lisbona affronterà il Benfica. Per il Portogallo non partirà però Denzel Dumfries a causa di un leggero affaticamento muscolare. Simone Inzaghi infatti ha deciso di non convocarlo e di risparmiarlo in vista del Napoli proprio per farlo riposare. Nella lista dei convocati però torna il nome di Alexis Sanchez. Il cileno infatti si è allenato nella seduta mattutina a buon ritmo con i suoi compagni. Per la probabile formazione Inzaghi pensa quindi se far riposare sia Lautaro Martinez sia Marcus Thuram, lasciando spazio proprio a Sanchez, oppure se schierare uno di loro dal primo minuto insieme ad Arnautovic. In difesa sempre più avanti Bissek, a centrocampo Aslani in vantaggio su Calhanoglu e Frattesi su Barella, così come Carlos Augusto su Di Marco sulla fascia. Proprio il brasiliano parlerà nel tardo pomeriggio in conferenza stampa con Simone Inzaghi, ma occhi puntati anche sulla possibile sorpresa di Audero in porta. L'AD dell'Inter, Beppe Marotta, proprio in occasione del match di Champions League ai margini di un evento di RCS, ha dichiarato: seconda stella o finale di Champions League? Difficile scegliere, tiriamo una monetina. Ma ha poi parlato anche di tanto altro, come della questione stadio, dei diritti televisivi e non solo. Per recuperare le sue dichiarazioni vi basterà andare sul nostro sito internews.it aggiornato H24 per voi, ma io vi do appuntamento anche con Interchat questo pomeriggio alle ore 18 sui canali di YouTube, Facebook e Twitch di internews.it. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.